Ciao ragazzi, buon pomeriggio, buon giovedì pomeriggio. Mi fa molto piacere, veramente molto piacere che abbiate apprezzato il video di questa mattina su Vinicio Verza per la rubrica Milan Story, perché era un nome un po' che sapevo avrebbe colto un po' di sorpresa, tant'è che neanche i miei figli conoscevano la storia di Vinicio Verza. Quindi ho aperto tanti cassetti della memoria a tanti di voi, miei coetanei, e mi auguro che possano magari tramandare e raccontare anche Vinicio Verza ai propri figli, ai propri nipoti, oppure i giovani, guardare direttamente il video e imparare a conoscere Vinicio Verza. Adesso partiamo a parlare di mercato, visto che non l'abbiamo fatto stamattina. Mi raccomando, un like è gratuito, serve a molto perché serve a far girare i video e ovviamente l'iscrizione per arrivare presto, presto a 10.000, dai che siamo quasi a 8.000 e la campanella per le notifiche. È una giornata di mercato strana perché un po' siamo in attesa dell'evoluzione della trattativa Reinders, su cui francamente sono molto fiducioso, ma perché non oso pensare che salti per pochi, in realtà pochi milioni, no? Oramai balla poco, balla qualche bonus in più, qualche bonus in meno. Non penso che a questi livelli salti con una trattativa del genere. Quindi l'attesa, la conferma sempre, ne abbiamo sempre di più, che il giornalismo in questo momento è in una fase veramente deprimente. Perché? Perché avanzano ipotesi che sono totalmente strampalate. L'altro ieri era 24 ore in attesa della risposta dell'azienda, poi nessuno ha più saputo niente. Le cifre, c'è chi dice 20, chi dice 22, 24, 20 più 5, insomma, ognuno la tira e prova a indovinare. Auguriamoci che presto saranno tutti concordi nell'uscire, perché il Milan farà uscire che magari è fatta, e allora tutti usciranno con un bel "io sapevo tutto, è fatta". Ma speriamo che avvenga questo, perché insomma il tempo passa, il fine settimana si avvicina e si avvicina anche la tournée americana che, ragazzi, col calendario che abbiamo, noi dobbiamo già avere un'intelaiatura di squadra pronta per quando partiamo per la tournée, perché se no le prime giornate di campionato si fanno veramente, già sono abbastanza difficili e complicate, ma poi se non abbiamo un'intelaiatura già pronta, già collaudata, con un centrocampo tutto da ridisegnare, che dovrà imparare anche a conoscersi, diventerebbe veramente problematica e difficoltosa la partenza. Quindi forza Reinders, un altro centrocampista, e poi. Allora, oggi ne ho sentite tante. L'ultima che è uscita è che il Milan sarebbe interessato a Cambiasso, in questo momento alla Juventus, terzino sinistro, in teoria vice Theo Hernandez. Però vi faccio una domanda. Secondo voi è possibile che, siccome la Juve chiede 25 milioni per Cambiasso, secondo voi è possibile che il Milan per un vice Theo Hernandez spenda 25 milioni? Ragazzi, dobbiamo essere onesti, chiari, lineari, e anche chi scrive queste notizie, ma dovrebbe avere un attimino, insomma, mi sembra chiaramente una roba che non sta né in cielo né in terra. Io credo che se Ballotore andrà via, il Milan andrà su un terzino probabilmente italiano per la questione liste, ma dai costi sicuramente molto, molto più bassi dei 25 milioni che vorrebbe la Juventus per Cambiasso. Cambiasso è un buon giocatore, certo, ma da noi avrebbe chiaramente la strada sbarrata da Teo, quindi
come possiamo utilizzare. Va bene che noi siamo quelli ricchi in questo momento per il calcio italiano, no? Prendiamone atto di questo. Siamo quelli ricchi perché dove andiamo noi ci chiedono i 30, i 35, adesso è diventato tutto 35, no? Quando arriva il Milan, tu quanto vuoi? 35, quello 25, quello 30. Perché? Perché ragazzi, ce lo diciamo tra di noi visto che non ce lo dicono gli altri, però sanno che il Milan ha un bilancio positivo, ha un bilancio assolutamente in ordine. Ha tra l'altro i soldi dalla cessione di Tonali da poter spendere, ha disponibilità e quindi tutti pensano di farci un po' fessi. Un po' è vero che anche noi, avendo prima ceduto Tonali e poi andando sul mercato, è ovvio che gli altri, quelli là, cosa volete che gli chiedono? Per prendere un difensore pressoché sconosciuto da 7 milioni, hanno dovuto farlo venire qua senza l'accordo con la società e poi fare fretta e furia, cambiare le carte in tavola e da una clausola da 2 anni pagarla in 3 anni, ma stiamo parlando di 7 milioni. Vedete che su Lukaku sono lì che aspettano che il Manchester caschi nella trattativa Onana per poter fare un'offerta anche se non ai livelli di quello che chiede il Chelsea, insomma, per dire che là non ce n'è, come è normale che sia, come è normale che sia. E quindi in Italia magari riescono a lavorare per i pagamenti in mulattieri, per i carnevali, ma fuori diventa complicato e quindi quando il Milan si affaccia sul mercato estero viene visto come quello da spennare, però in realtà non è così, lo sappiamo, sappiamo che per la proprietà che in questo momento nella lunga nostra storia in questo momento incrocia il destino con il Milan certi parametri non si possono superare. Da qui quindi le difficoltà con Reinders, con la Z, Chukwueze che probabilmente a 35 non arriverà mai, di Cambiaso abbiamo parlato, insomma c'è tanto ancora da fare ed è per questo che oggi la figura di Charles de Cattelaer viene evocata in quanto sembra sul piede di partenza. Sapete come la penso su Charles? Penso che sia un chiaro blocco mentale il suo, che si può sbloccare da un momento all'altro, però bisogna anche ammettere che se passiamo a un 4-3-3, tatticamente per lui diventa un po' ancora più complicata la storia, perché a quel punto non rimarrebbe che il falso 9 o magari a destra nei due, ma la vedo un po' complicata, almeno per il Charles de Cattelaer che abbiamo visto o che non abbiamo visto la scorsa stagione. Quindi è chiaro che con un'offerta adeguata il Milan probabilmente cederà Charles, a rischio di vederlo poi esplodere magari da un'altra parte, ma potendo andare tra l'altro con quei soldi a magari rimpinguare il bottino necessario per prendere una prima punta di assoluto valore, anziché prenderne una low cost come potrebbe essere magari il Morata, il Taremi, Scamacca, manco lo nomino, e avere anche a disposizione il gruzzolo, bello grosso di Charles consentirebbe di andare su una punta veramente, insomma, di quelle che costano dai 40, non penso di più, ma sui 40, dai 40 ai 45. Questo cosa significa? Significa che poi, diciamo, la rimanenza verrebbe gestita per il centrocampista, l'esterno destro che a quel punto penso sarebbe Isaksen. Ragazzi, Isaksen è un gran bel prospetto di giocatore, quindi vedete che poi alla fine sui giocatori giovani forti che però magari non devono ancora esplodere
Alla fine non sbagli, perché comunque il mercato ce l'hanno, anche se dovessero avere un problema. Però non è che tutti quelli che arrivano debbano avere i problemi che ha avuto Charles, per problemi di testa, problemi caratteriali, problemi. A me questo Isaacsen piace, e mi piace il fatto che sia ambidestro, che ha una grandissima falcata, che punta l'uomo. Dovrà crescere, magari dovrà crescere, magari si dovrà adattare, magari no, magari è già pronto. Però ci sta, è un acquisto che ci sta, perché con magari 10-12 milioni potremmo portarci a casa un giocatore che più avanti ne varrà molto di più. Io non credo che si spendano 35 milioni su Chukwueze che ha scadenza di contratto nel 24. Piuttosto imposterei un discorso col procuratore di Chukwueze per la prossima stagione venire a parametro zero. Quello assolutamente sì. Nel frattempo lavorerei magari su una prima punta di assoluto, assoluto valore che ci potrebbe far fare l'ennesimo salto di qualità. Almeno io la penso così, ragazzi. Ditemi come la pensate voi nei commenti. Ci aggiorniamo stasera perché io penso che da un momento all'altro, io aspetto sempre che arrivi la notizia giusta, la notizia quella che ci dice ok, è fatta, arriva. E quindi appena arriva, ovviamente la commenteremo insieme e la discuteremo, sperando di andare presto ad accogliere a Linate e a casa Milan Tijani Reinders. Ragazzi, mi raccomando, commentate, mettete il like al video, fatelo per me, vi ringrazio. La campanella per le notifiche, se non avete visto il video di stamattina su Vinicio Verza, andate a vederlo perché scoprirete un bel personaggio e iscrivetevi al canale. A dopo ragazzi, forza Mina sempre. Ciao.